ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i cannuccini di pasta sfoglia ripieni di crema pasticcera al cioccolato. Sono di origine italiana e non possono mancare in un vassoio ben assortito. All'esterno sono ricoperti da pasta sfoglia veramente croccante che si scioglie in bocca e all'interno invece risiede una crema pasticcera al cioccolato veramente golosa. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno un panetto di pasta sfoglia veloce, per chi non avesse visto il nostro video può guardare il link che apparirà ora in alto a destra, 130 g di zucchero semolato, 500 ml di latte fresco intero biologico, 4 tuorli, 48 g di amido di mais, 125 g di cioccolato fondente al 50% e mezzo cucchiaino di semi di bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa prendiamo un pentolino e ci versiamo dentro il latte e i semi della bacca di vaniglia bourbon, poi lasciamo tutto a scaldare. Nel frattempo prendiamo una ciotolina, ci versiamo dentro i tuorli e lo zucchero, poi mescoliamo il tutto per bene. A questo punto possiamo aggiungere l'amido di mais e continuare a mescolare per bene. Poi aggiungiamo il nostro latte poco alla volta fino a che non lo finiremo tutto, sempre continuando a mescolare. A questo punto ritrasferiamo il nostro composto nel pentolino e lo lasciamo a cuocere finché non si addenserà. Quando si sarà addensato continueremo la cottura per altri 3-4 minuti, sempre continuando a mescolare. Passati 4 minuti di cottura possiamo trasferire la nostra crema pasticcera in una ciotola più capiente. La togliamo per bene dai bordi del nostro pentolino. Poi aggiungiamo il cioccolato e mescoliamo energicamente. Ora copriamo la nostra crema con della pellicola alimentare trasparente a contatto e la lasciamo raffreddare completamente nel frigo. Abbiamo tirato fuori dal frigo il nostro impasto, ora lo andiamo a stendere finché non raggiungerà le misure di 40 cm x 35. Ora possiamo tagliare il nostro impasto in strisce da 2 cm. Prendiamo la nostra striscia e la arrotoliamo in un apposito cono fatto apposta per i cannoncini. Ora seguite attentamente il procedimento che sta facendo la mia mamma perché è molto importante. Attacchiamo verso la punta, poi andiamo su piano piano sovrastando leggermente gli strati uno con l'altro, solamente con la parte inferiore, come potete vedere. Continuiamo così con tutta la lunghezza della nostra pasta. A questo punto schiacciamo leggermente l'ultima parte della nostra striscia, poi possiamo mettere il cono con la pasta nella parte inferiore che tocca con la carta da forno. Ora continuiamo. Quando avremo finito non possiamo mettere più di 6 cannoncini per teglia. Ora li andiamo a spennellare con dell'albume d'uovo, poi ci mettiamo un pochino di zucchero semolato sopra, come sta facendo la mia mamma, e li cuociamo a forno normale, 200 gradi, per 18-20 minuti, ossia fino alla doratura. Dopo 20 minuti di cottura abbiamo sfornato i nostri cannoncini e ora li lasciamo raffreddare così come sono. Quando saranno tiepidi, quasi freddi, potremo togliere la forma di metallo, ma non prima. Ecco i nostri cannoncini appena finiti di raffreddare. Ora siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, quindi prendiamo un nostro cannoncino, lo riempiamo di crema pasticcera al cioccolato fino all'orlo, posiamo la sac à poche. Poi li mettiamo un po' di granella di nocciole sopra, come sta facendo la mia mamma, e abbiamo finito. Continuiamo così con tutti i nostri cannoncini.
ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo queste delizie di cannoncini! Sono veramente incredibili! La pasta sfoglia è veramente buona perché è fatta in casa e non è comperata! È veramente croccante fuori, ci scioglie in bocca, poi si sente subito la crema, veramente delicatissima e vellutata. E infine ci sono la granella di nocciole, che va ad esaltare il gusto della crema e dare un'altra nota croccante. Insomma ragazzi, veramente sono delle meraviglie assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.